Il video di oggi è sponsorizzato da Sepulchral Silence, il vostro portale per la distribuzione digitale. Ciao ragazzi, come andiamo? Spero tutto bene. Grazie per essere qui con noi oggi e seguire questo nuovo episodio della podcast, episodio numero 6 per quest'anno, secondo del mese di marzo. In arrivo il prossimo mese avremo un piccolo riassunto di quello che sono state le uscite nel nostro paese per i mesi di marzo e aprile, ma prima di arrivare a quel punto continueremo a proporvi nuovi episodi della podcast con un ritorno al passato attraverso tanti gruppi che hanno fatto parte di quello che è l'underground black metal italiano, ma anche con un assaggio del futuro o delle recenti uscite in ambito nazionale. Primo brano per oggi arriva per un gruppo che si chiama Necromessaia, un gruppo che personalmente conosco e che reputo potenzialmente una tra le migliori band a livello black thrash in Italia. Questo è un brano tratto dal loro secondo full length stampato nel 2007 per la Blasphemous Underground Productions, album che si intitolava Anti-Clerical Terroristic Death Squad. Questa canzone si intitola 666 Necro Alcohol Terrorist. Buon ascolto! Grandissimi Necromessaia. L'ultima volta che li vidi dal vivo fu in Inghilterra, a Londra, proprio durante il tour di supporto a questo disco. Fu una esperienza incredibile. Mi capitò poi, dopo il concerto, di stare un po' con la band e spendere un po' di tempo con i ragazzi dei Necromessaia per l'appunto, e i promoter e altra gente che stava lì sul posto, e veramente fu una grande esperienza. E poi beccai da poco, vabbè, Marco, il ragazzo che suona con i Necromessaia, lo beccai da poco proprio a Londra. E
forse 2 o 3 anni fa. Marco, se stai ascoltando, ciao. E ci beccammo a Camden, all'Underworld. Grande, grande storia. E fu una notte da pazzi, va. Che mi raccontate, ragazzi? Da qui leggo un po' le news e la situazione non è che stia andando alla grande, no? Speriamo che migliori presto un po' per tutti, va. Però senza perdere troppo tempo con discorsi legati al Covid e storie di questo genere, io direi che potremmo eventualmente proseguire già con la prossima band. Però prima di arrivare a quello, vorrei chiedervi un'informazione. Allora, mi è capitato da poco di ascoltare un po' di quelle che sono le nuove band black metal, non solo in Italia, ma anche qualche band all'estero, no? E mi è capitato di fare un giro di nomi nuovi perché uno dei canali che seguo è il canale che si chiama Hipster Black Metal, che è un canale che prende per il culo abbastanza volentieri soggetti vari ed eventuali all'interno di quello che è il mondo black metal moderno. E una delle cose che facevano vedere era in uno dei video. Era un po' una presa per i fondelli per quello che sono le band schierate politicamente. E niente, ho fatto lì un giro di gruppi, ho visto un pochettino di band quella e mi è capitato di ascoltarne alcune e so che ci sono alcuni gruppi simili anche in Italia, che praticamente non suonano. Cioè, magari si tratta di one man band che propongono la loro musica come se fossero basi MIDI, quindi non ci sono chitarre realmente suonate, non c'è una batteria realmente suonata, non ci sono strumenti in generale realmente suonati. Quindi voi pensate a una base MIDI dove la traccia di chitarra magari è stata distorta al computer e poi c'è qualcuno che ci canta sopra. Ed è una cosa abbastanza curiosa, no? Perché, vabbè, ci sono i classici commenti lì fuori, no? Di tutti quelli che dicono: ma che cavolo è questa roba? Non è musica, non è black metal, questo è uno scempio, uno schifo, bla bla bla. E poi ci sono invece persone che comunque, diciamo che apprezzano questa idea estrema, però no? Estrema perché alla fine, cioè, non ha niente a che vedere con quello che è la musica metal in generale, o perlomeno sì, sono magari brani metal, però non realmente suonati, quindi c'è una certa dose di estremismo a quel punto di vista, perché in realtà questa gente sta proponendo qualcosa che potenzialmente non è mai stato fatto prima, però allo stesso tempo, cioè, non c'è nessun impegno reale nel suonare lo strumento o cose di questo genere. E poi alla fine, magari per carità, se i brani fossero presi e registrati con degli strumenti reali, magari si tratterebbe anche di brani strafighi, però è difficile da dire perché non esiste una registrazione magari reale fatta con appunto le chitarre, il basso, la batteria. Quindi c'è l'ascoltatore che sente questa musica, non ha, forse non ha proprio l'idea di come suonerebbe in realtà. Vabbè, approfondiremo comunque durante la puntata. Comunque, prossimo gruppo che andiamo a ascoltare oggi sono i Goat Vomit Noise con un brano estratto dal loro ultimo lavoro, Wrong Side Discipline, uscito su Bandcamp nel 2020, e questo è proprio il brano omonimo che dà il titolo all'album, Wrong Side Discipline. Loro sono i Goat Vomit Noise. Buon ascolto!
Grande gruppo anche questo, veramente veramente ottimi. Una delle cose che un po' mi è dispiaciuta è che comunque si trattasse di una produzione veramente valida e che purtroppo non l'ha fatta, cioè non l'ho inserito nella classifica delle migliori 30 dell'anno scorso. E un po' mi è dispiaciuto, è una di quelle produzioni a cui sono arrivato un po' in ritardo, no? Con tutta la roba che ho ascoltato l'anno scorso, poi proprio questo gruppo e questa uscita. Sono un attimino passato inosservato purtroppo e a lunga distanza mi è dispiaciuto perché secondo me si tratta di un buonissimo lavoro, veramente veramente valido. E poi oltretutto non so, mi pare che forse la band l'abbia stampato in formato fisico, se non ricordo male. Comunque ogni modo, eventualmente se vi dovesse piacere il brano, come sempre ragazzi, andate a dare un'occhiata sulla loro pagina Bandcamp, il link sarà qui sotto nella descrizione del video, così potrete ascoltare l'intero lavoro. E nulla, tornando al discorso di prima, cosa ne pensate voi ragazzi allora di questi gruppi che suonano con le basi MIDI? È un po' una cosa curiosa, no? Non so, perché alla fine, cioè, in fin dei conti, almeno io quando eventualmente si faceva qualcosa di nuovo con i vari progetti in cui ho partecipato, molto spesso si preparavano le basi MIDI per avere un pochino un'idea di quello che erano poi le parti di chitarra o di come sarebbero suonate le armonizzazioni e cose di questo genere, no? Quindi, cioè, le parti MIDI, ok, ci stavano. E poi eventualmente con quelle si lavorava sulla composizione reale dei pezzi, si andava in sala, si riarrangiava e niente, cioè si partiva da lì, no? Un po' per avere una base solida di quello che sarebbe poi anche magari stato il brano da studiare prima di arrivare in sala. E diciamo che non so di quanti di voi magari l'abbiano usato, però il Guitar Pro li aiutava, no? E c'erano, vabbè, siti di tablature, storie così, quindi comunque non so come sia oggigiorno, possibilmente sarà anche la stessa cosa, però io mi ero fermato a quello, no? Però cavolo, arrivare a fare un intero disco con il Guitar Pro o comunque con la base MIDI. Cioè, non so come prenderla, perché poi alla fine i brani magari sono anche fighi. Se ci pensi un po' dal punto di vista musicale, potrebbero anche essere brani fighi, no? Però non sono suonati, quindi è un po' una truffa, no? È un po' una situazione strana. E quindi non saprei. Ho notato che ci sono diversi gruppi e ne ho visto anche qualcuno in Italia che si sta occupando di praticamente tirare fuori dischi in questo modo. E a quel punto mi viene la domanda, ok, si vuole risparmiare su le registrazioni? Per carità, perché lì non hai poi i costi di registrazione da metterci. Risparmi chiaramente sullo studio, però è altrettanto vero che oggi come oggi, cioè, ti basta una scheda audio appena decente, collegarci la chitarra sopra e poi praticamente suoni, registri la chitarra, mettici anche la base in batteria così campionata, però almeno le parti di chitarra e basso io le registrerei. Anche perché poi questa gente comunque, cioè, registra la voce, quindi significa che se la voce viene registrata comunque un minimo di programma poi per fare un multitraccia ce l'hanno. Non so, rimasto un po' così e non riesco a capirne veramente il senso. Per quanto poi mi possa piacere l'idea, magari non mi possano piacere certi brani, non capisco il senso di fare una cosa del genere o comunque di tirare fuori tutta una serie di lavori prodotti in questo modo. E vabbè, ragazzi. Prossimo brano, un'altra title track. È un brano tratto da un album intitolato Beyond Darkness I Fall. Questo progetto si chiama Paimon e questo è proprio il brano che dà il titolo al disco. Buon ascolto! I
E niente, vabbè ragazzi, anche questo è un gran gruppone, bello old school. A me personalmente questo lavoro di Paimon è piaciuto parecchio, devo dire, parecchio. E quando si cercano quelle sonorità old school, lavori come questo sono oro. E niente ragazzi, di che altro possiamo parlare oggi? A parte questa cosa di MIDI che mi ha un po' sorpreso, devo dire che ultimamente tantissimo supporto sta arrivando per la podcast e per il canale in generale. Ci sono state delle produzioni che ho caricato nel canale ultimamente che sicuramente hanno fatto storcere magari il naso a qualcuno, però che penso possano rientrare perfettamente in quello che, diciamo, sono le sonorità black metal che in parte hanno definito, oh, quel sound italiano che spesso mi piace citare, quel sound italiano che cerca, volente o nolente, di distaccarsi da quello che è la massa di cloni vari ed eventuali provenienti dal Nord Europa e non solo, anzi, cloni a band del Nord Europa, mi sa che l'ho detta male. Vabbè, ci siamo capiti comunque. E niente, poi vabbè, ci sono le anteprime. Devo dire che questa iniziativa che ho preso ultimamente di fare le anteprime con i gruppi sul canale, anche quella sta dando buoni frutti. C'è stata l'anteprima dell'Ecatonia da poco, ci sarà un'altra anteprima a metà settimana per quello che riguarda la compilation dei lavori degli Ossario. Una compilation che includerà anche del materiale inedito che non è ancora stato pubblicato ad oggi, quindi eventualmente vi consiglio di fare un salto sul canale per darvi un ascolto. Il video in questione sarà online mercoledì pomeriggio verso le 5 e mezza del pomeriggio ora italiana, quindi eventualmente segnatevi la data. Oltretutto, la cosa bella è che con queste anteprime c'è una chat annessa a quello che è il video, quindi durante l'anteprima avete la possibilità poi di parlare con me o con i ragazzi della band che eventualmente staranno online verso quell'ora e potremmo eventualmente scambiare quattro chiacchiere, no? Se vi dovesse andare la cosa. E niente, c'è stato tanto supporto, ci sono state un paio di storie che mi hanno lasciato un po' così i giorni scorsi, vabbè i giorni scorsi no, facciamo circa una settimana, 10 giorni fa, con dei litigi, tra virgolette, sul canale, che meno male sono stati poi rimossi dalle stesse persone che hanno iniziato la discussione, mi fa piacere. E sono stato contattato da un ragazzo che mi passerà parecchio lavoro per quanto riguarda un artista italiano che in questo momento non suona più black metal, da quello che mi sembra di capire, ma che si è spostato a sonorità più vicina al doom, e ci sono diversi lavori che mi sono stati passati e che mi verranno passati nelle prossime settimane, che piano piano caricherò sul canale. E ci sono tante altre iniziative che a poco stanno prendendo forma. Ci saranno delle nuove video recensioni a breve. Mi scuso con le band per non aver ancora avuto il tempo per lavorare su queste video recensioni. Purtroppo sono un po' incasinato in questo momento con altre situazioni nella mia vita privata. E c'è il trasloco di mezzo che non ho ancora fatto, ragazzi, ne parlavo giusto i giorni scorsi, sto ancora cercando casa. E spero di trovare un nuovo posto dove vivere molto presto. E nulla. Prossimo brano che vi voglio proporre oggi è un brano di un gruppo che io ho conosciuto tantissimi anni fa. Un gruppo proveniente da Bari, loro sono gli Urshorark, con un brano tratto dal loro primissimo lavoro, Architecture of Perfect Damnation. Buon ascolto, ragazzi! Defect of words. Why do
Grandi Urshura con questo brano Hallucinated Messiah. Mi ricordo che questo disco mi arrivò a casa tantissimi anni fa. Mi arrivò la recensione in un momento in cui mandavo avanti una delle primissime webzine in Italia che trattavano solo black metal italiano. Già allora, lontano 2002, io ero lì imperterrito che promuovevo il black metal italiano. Qualcuno magari lì fuori ancora si ricorda di queste storie, ma dubito che molte delle persone con cui fui in contatto a quei tempi stiano ancora bazzicando l'underground black metal. Siamo rimasti in pochi da quell'epoca. E niente, fu un disco abbastanza interessante, specialmente perché univa a suo modo sonorità appartenenti a diversi generi, c'era quel fattore death, c'era quella fattore sinfonico anche che caratterizzava il sound, e a livello di produzione comunque per quello che era la media nazionale di quei tempi era veramente un ottimo disco. Oltretutto ho recuperato una copia originale da poco, non so dove fosse finito il promozionale, però ho il disco originale e prima o poi lo caricherò sul canale sicuramente. E da poco era anche, ragazzi, l'anniversario dei 25 anni di attività di Malvento. Non so quanti di voi abbiano visto il post che ho messo sulla nostra parte della community nel canale YouTube, però erano 25 anni di attività per i Malvento, un gruppo che io personalmente seguo dal loro secondo demo, Sacro Martirio, che venne pubblicato alla Horde Obscuri Domi. Abbiamo parlato della Horde Obscuri Domi brevemente la settimana scorsa, vabbè, scusatemi, non la settimana scorsa, ma con l'ultima podcast, quando abbiamo suonato
un brano dei Triumphator. Conobbi la band con Sacro Martirio e siamo in buonissimi rapporti con Zin, Demo al Vento da allora. Si parla di primissimi del 2000, quindi sì, tanti tanti anni fa. 25 anni in attività, ragazzi, con tantissimi lavori che il Malvento ha tirato fuori che secondo me rappresentano appieno un certo stato di indipendenza da quello che è comunque lo stereotipo black metal a livello musicale, no? Sono sempre stati portavoce del cantato in italiano, da sempre, dalla primissima demo, da Camera Prima. Hanno comunque tirato fuori concept sempre personalissimi. Ho personalmente collaborato con la band stampando diversi lavori del gruppo. Quindi, cioè, secondo me, Malvento veramente sono uno di quei progetti da supportare. Chiaramente voi direte sì, hai stampato i lavori di Malvento. Gli dico chiaro, chiaro che li ho stampati perché sono un gruppone veramente. Stampai tanti anni fa la raccolta delle demo, stampai anche il loro secondo full length, Clavi, o Clavi Figendiritus, e poi stampai da poco con la mia nuova etichetta, lo split con i The Magic Quay. E anche Pneuma, mi sono dimenticato. Pneuma, lo stesso, il loro ultimo full length è stato stampato dalla mia etichetta. Anche Pneuma, secondo me, è uno di quei lavori che rimangono unici nel genere, cioè impossibile, impossibile. Impossibile trovare un qualcosa di più personale, più intimo che un disco come quello. E niente, ragazzi, andiamo avanti, guardate, con un altro gruppo che conosco da tanti anni, che purtroppo non esistono più. Un gruppo che ha tirato fuori solo un primissimo lavoro e che poi sparì nel nulla per situazioni varie ed eventuali. Ragazzi, anche questi che ho conosciuto di persona e che poi fecero parte di altri progetti a livello nazionale, non solo in ambito black metal. Loro sono gli Ancient Skin, ragazzi. Buon ascolto. Mine.
Anche qui grande gruppone che conobbi di persona, come dicevo, partecipai a alcuni concerti che suonarono back in the days, quando ancora la band era attiva. E poi dalle ceneri di questo gruppo, alcuni musicisti coinvolti fondarono altri progetti importantissimi. Vabbè, il cantante bassista divenne poi il cantante dei Simulacro nella loro primissima formazione. Il batterista divenne batterista di altri progetti isolani, come i Verbonero, gli Accabadora per un periodo, e così via. E poi il batterista di questo progetto divenne il batterista degli Hour of Penance. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Un peccato che si siano sciolti perché questo disco era veramente ottimo. E dopodiché nulla, la band lasciò perdere. Non so esattamente cosa successe, non mi sono mai documentato a riguardo, però lasciarono perdere tutto quanto, gli Ancient Skin si sciolsero. Davvero, davvero un peccato. E vabbè. Prossimo gruppo, ragazzi, che vorrei proporre oggi è un altro progetto che secondo me merita. Un progetto che iniziò come tanti, essendo la classica band black metal, e che poi con il secondo lavoro cambiò il suo sound in un qualcosa di un pochettino più moderno, se così vogliamo dire. Il secondo lavoro arrivò durante l'epoca in cui gli Aborim tirano fuori dischi come Firewalk with Us. With No Human Intervention, e questa band diciamo che si ispirò particolarmente al sound degli Aborim, mantenendo però poi durante gli anni le influenze industrial per evolvere un qualcosa di totalmente personale da questo punto di vista. Quindi comunque sì, chiaro, ci furono quelle influenze alla Aborim che lasciarono il marchio. Però allo stesso tempo comunque la band riuscì a cambiare e cercare di maturare dal punto di vista stilistico in modo tale da poter arrivare a un qualcosa di un pochettino più suo, se così vogliamo. Oltretutto un progetto che è rimasto inattivo per tantissimi, tantissimi anni e che recentemente, da quello che mi è sembrato di capire, è tornato in vita. O perlomeno ci sarebbe il piano di eventualmente registrare un qualcosa di nuovo. Loro sono gli Impure Domain in arrivo da Foggia, con un brano tratto dal loro ultimo lavoro, ultimo full length, anzi, perché l'ultimo lavoro fu un promo, l'ultimo lavoro classe 2006, e questo brano si intitola Nihilistic. Buon ascolto. And every man knows how to fight.
Ottimi, devo dire. Grandi in Pure Domain, grandi, grandi, grandi. Questo disco viene stampato poi in un formato DVD, se così vogliamo chiamarlo. Ci fu un periodo anche in Italia dove alcune etichette stampavano i CD con custodia DVD. E comunque questo è uno di quei dischi che venne stampato in quel formato. Passando ora a un qualcosa di più contemporaneo, il prossimo gruppo che vorrei suonare oggi è un gruppo per il quale ho scritto una recensione da poco, un gruppo che sinceramente stavo aspettando con ansia, no? Ho seguito questa band già dal primo demo un po' di tempo fa e avevo avuto uno scambio di informazioni con i ragazzi che fanno parte della band e mi dissero che il lavoro nuovo era già in fase di produzione da tantissimo tempo, però che purtroppo causa Covid si dovettero fermare e niente, ultimamente il nuovo lavoro è finalmente uscito, è stampato o verrà stampato a breve in formato CD e sinceramente sono veramente contento del risultato che questi ragazzi hanno raggiunto. Si tratta di un progetto comunque che secondo me potrebbe dare ancora un po' di più in modo tale da, diciamo, raggiungere l'apice di quello che è il come si può dire, l'influenza o di quello che è il sound che la band in questo momento sta cercando di proporre. Però credo che già questo lavoro sia un buonissimo passo in avanti rispetto alla demo e chiaramente darà spazio per ulteriori progressioni da questo punto di vista. Loro sono i Black Raptus con un brano tratto dal loro ultimissimo disco, Cold Cases. Buon ascolto. Two or more persons were murdered by the defendant by act or pursuant to one scheme or course of conduct. Now recommend to the court that the defendant be sentenced to death. Thank you.
Vedete ragazzi, questa è anche un'altra cosa. Adesso sono sparato a mille qua, però ascoltiamo questo progetto, noi Black Raptors. Questi ragazzi, cioè, si sono impegnati, hanno tirato fuori la loro musica, no? Hanno aspettato per registrare perché ci sono stati problemi con il Covid, quello che volete, no? E comunque si sono dati da fare per tirar fuori un album come questo. E comunque, cioè, vi possa piacere o meno, però comunque non si può dire che questi ragazzi non si siano impegnati dal punto di vista musicale a tirar fuori un qualcosa, no? Hanno dovuto comporre i brani, sono dovuti andare in sala, hanno dovuto registrare, mixare, masterizzare, preparare l'artwork, tutto quello che concerne chiaramente la creazione di un disco. E adesso, tornando al discorso iniziale di questa puntata, la cosa dei MIDI, no? Mi viene da chiedere, ok, se vediamo un gruppo come questo, che comunque si è dato da fare e ha tirato fuori un lavoro, prendere un gruppo che basa la sua musica su dei brani MIDI, cioè a livello di peso, comunque come vai a pesare una cosa del genere? Nel senso, dal punto di vista artistico, chiaramente si tratta di musica in entrambi i casi, no? Dal punto di vista stilistico, chiaramente ci sono delle differenze enormi, però il genere rimane quello, che sia fatto con un MIDI o che sia fatto con degli strumenti reali. E io continuo a rimanere in quel limbo in cui non so cosa scegliere, no? E un po' mi viene da pensare, sarà quella forse la nuova evoluzione del metal a livello estremo? Se poi pensiamo che, vabbè, ragazzi, cioè, parlandoci chiaramente, magari in altri generi estremi ci sono progetti allucinanti che comunque fanno dell'8 bit il loro cavallo di battaglia. Non so se voi conosciate più o meno, vabbè, gruppi death metal moderni. Gruppi come i Rings of Saturn che utilizzano quel 8-bit, il sound 8-bit dei videogiochi, no? Degli anni 90 per fare le parti dei loro brani death metal. Quindi, cioè, da quel punto di vista mi dovrei eventualmente sorprendere che qualcuno oggigiorno, nel 2021, utilizzi i MIDI per suonare black metal. E in fin dei conti, se pensiamo al black metal come un genere che comunque cerca di, come si può dire, ribellarsi, va? Se così vogliamo, a quella che è il conformismo, già proporre dei brani in MIDI che non siano conformi chiaramente a quello che è lo stereotipo del genere con i classici strumenti suonati. Anche quello potrebbe essere un anticonformismo ancora più forte, ancora più accentuato, che vada maggiormente contro quello che è il conformismo a livello musicale nel black metal. Bah, magari forse è troppa filosofia, forse è troppe seghe mentali. Però davvero, se ci penso, ragazzi, specialmente, vabbè, prendo qua come esempio i Black Raptus perché sono comunque un gruppo abbastanza giovane. E molti dei gruppi che ho ascoltato utilizzare i MIDI nella loro musica sono gruppi abbastanza giovani lo stesso, quindi un po' strana questa cosa, no? Vedrei magari i MIDI utilizzati in maniera migliore per quello che potrebbe essere il dungeon synth, che non è un genere che mi piace, però potrei capire quello. Però a livello di black metal davvero non so che dire. Passiamo ora al prossimo gruppo. Se con gli Impure Domain abbiamo ascoltato in quelle influenze elettroniche un certo approccio che mi ha riportato alla mente gli Abigor del loro ritorno di Fractal Possession, il prossimo gruppo, che è un gruppo storico italiano con un brano tratto al loro EP in vinile del 1995, il prossimo gruppo mi riporta alla mente per esempio delle sonorità vicine agli Abigor, però dei primi 90. Quindi totalmente old school. Mi verrebbe da citare Verwüstung Invoked the Dark Age come una delle sonorità che potrei ascoltare in questo lavoro. Loro sono i From Depths con un brano tratto da The Burning Eyes. Questo si intitola Shelter of the Dark.
qui il fruscio di fondo che ci accompagna con questo brano. Come avrete magari notato, ho lasciato toccati due brani qua, anche l'altro non potevo troncare l'altro acustico lì sul pezzo, quindi ho lasciato anche quello alla fine di questo brano. Davvero ottimi i From Death, davvero davvero ottimi. Un peccato che anche loro dopo un po' siano spariti. Questo vinile oltretutto sono riuscito a recuperarlo da poco, l'ho beccato in Francia a un prezzo veramente ottimo. Oltretutto sorprendentemente comprato da eBay, spesso e volentieri su eBay trovo dei pacchi allucinanti. Però in questo caso devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso. Lo stesso negozio aveva anche il vinile degli Strix, che oltretutto avevo già. L'ho preso così a scatola chiusa e poi mi sono ricordato che l'avevo già preso, ho dovuto cancellare l'ordine per quello e mi sono fatto arrivare solo i From Death. Però ogni tanto veramente su eBay becco delle occasioni, però è quel 1% delle possibilità di trovare magari qualcosa che veramente mi interessi a prezzi modici o per i quali a livello di spedizioni poi non debba vendere un rene, va? Prossimo gruppo è un gruppo Depressive che ho scoperto da poco e per il quale sono rimasto piacevolmente sorpreso, specialmente per quello che riguarda l'apporto vocale, va? Se così vogliamo dire, per questo progetto che comunque rimane abbastanza, non dico unico, perché comunque è figlio di quel Depressive Black Metal a cavallo tra, forse vabbè, sarebbe meglio dire magari post-rock, shoegaze più o meno, va, per dare un'idea. Quindi un genere, scusate, un album black metal comunque figlio di quel genere, però devo dire che mi è piaciuto particolarmente. A livello di produzione rimane comunque molto grezzo, a livello vocale rimane molto particolare, produzioni lo-fi, comunque non si tratta di chissà quale tipo di produzione, però devo dire che mi è piaciuto parecchio. Il brano che vi vorrei proporre oggi non riesco neanche a parlare purtroppo, mi sto impapinando abbastanza. Il brano che vorrei proporvi oggi è un brano tratto da un EP stampato nel 2018, o forse solo pubblicato in formato digitale, chissà. Un EP dal titolo Remorse e questo brano si intitola Wound 2. Buon ascolto, loro sono, o lui è anzi, A Cold Sun.
Molto interessanti, no? A me personalmente sono piaciuti parecchio. Hanno diversi lavori, se non ricordo male, sul loro Bandcamp. Quindi eventualmente vi consiglierei di dare un ascolto. Penso che troverete la maggior parte della discografia, se non praticamente tutto, sulla pagina Bandcamp della band. Non ho controllato se ci siano delle versioni stampate dei dischi, sinceramente. Non ricordo di averne visto qualcuna, però vabbè, non sono andato lì a approfondire. È un altro di quei progetti che ho nel cesto delle compere, va? Se così vogliamo dire, se eventualmente ci fosse qualcosa stampato lì fuori, però che purtroppo non ho controllato, ahimè. Prossimo gruppo che vorrei proporvi oggi è un progetto storico. Un progetto che io conobbi nel 2003, un po' in ritardo rispetto all'anno di formazione della band che fu il 1995, però che da sempre si fa portavoce di un sound black metal abbastanza particolare e che specialmente in quest'album che vado a proporvi oggi utilizzò delle voci femminili. Per dare un certo senso, forse per avvicinarsi, per meglio dire, a certe sonorità più sinfoniche, al di là comunque del fatto che la band fosse veloce e violenta come poche, soprattutto in quel periodo lì. Io li conobbi con Product of Hate, ma questo prossimo brano è un brano tratto al loro lavoro precedente, The Sound of Demons, stampato dalla Black Tears nel lontano 2002. Questo brano si intitola Mirror. Buon ascolto. Now I can feel the death grows deep inside myself. E dolci lineamenti di quel viso sussero i tratti di un ghigno diabolico.
Sente la strada la quale conduci. L'anima mia possederti brami. Angelo nero ti posso vedere. Dentro i miei occhi in fondo allo specchio. Oscura metà dell'essere mio. Al fuoco perfetto tornare mi vuoi. Ombra che scivola dietro di me. Decanti le rime della perversione. Con la tua voce che senti nel vento. Nella mente straziante degli animali notturni. Certe volte mi si fa strano pensare che dischi come questo, e parliamo del 2002, quindi cioè, stiamo parlando di quasi 20 anni, vabbè. Nel 2002 ancora le produzioni underground in formato CD venivano stampate in 1000 esemplari. Cioè ragazzi, anche il vinile dei From Death, dal quale ho tratto quel brano non troppo tempo fa, anche quel disco in vinile venne stampato in 1000 esemplari nel 95. 95.000 esemplari, 2002 1.000 esemplari, già nel 2006-2007 stampare 1.000 esemplari diventava un po' un problema, no? E molte etichette, ma anche io in primis, cioè non si stampava più di 500 copie, perché già poi distribuire quelle 500 copie diventava un problemone, specialmente quando comunque cioè, ci muovevamo attraverso canali non ufficiali. Pochi di noi avevano il contratto col distributore di turno, molto spesso si portavano i CD da qualche conoscente o si faceva il banchetto durante i concerti, no? Però vabbè, ancora in quel momento comunque il CD tra virgolette si vendeva, no? Quindi anche stampare 500 esemplari, se ti davi da fare, in 6 mesi riuscivi a darli via. Tra uno scambio di qua, una ventata di là, più o meno si riusciva a lavorare, no? Adesso già stampare 100 copie è un problemone, ragazzi. Cioè, le fabbriche ormai iniziano a stampare da 100 copie. 50 copie semiprofessionali se si stampa in CDR. Però 100 copie, diciamo che oggi come oggi è il massimo che parecchie etichette underground stampano. E questo perché il supporto fisico ormai ha perso il valore. E infatti, ragazzi, certe volte mi chiedo sinceramente come sia possibile che certe etichette underground comunque, o semi underground, che non hanno chissà quale pubblico, no? Come possano fare certe etichette a stampare magari, no? E vendere in CD stampati 100 copie a 13-15 euro la copia. Cioè, molto molto strana questa cosa. Tipo, vabbè, da poco mi è capitato di comprare un 7 pollici che è in preordine, oltretutto il preordine sarebbe finito ad aprile,
Ma quando io sono arrivato a comprare l'EP praticamente era disponibile con la ultimissima copia in preordine e l'ho comprata. Però parliamo di un EP in 7 pollici che verrà stampato in 25 esemplari. Adesso stampare un EP in 25 esemplari è una spesa enorme. Anzitutto è difficilissimo trovare dove stampare così pochi esemplari, però poi eventualmente se trovassi il posto, la fabbrica, chiaramente vendere un qualcosa in 25 esemplari, io l'EP in questione l'ho pagato, mi pare, 22 euro. È un qualcosa che volevo, un qualcosa a collezionisti, chiaramente. E chiaramente metto quei soldi per comprare l'EP, no? Oltretutto per un gruppo italiano uscito da poco che secondo me merita abbastanza supporto. Magari se avete letto le ultime recensioni che ho scritto, sapreste anche di chi sto parlando. Però, cioè, capisco una cosa del genere, ma un CD stampato in 100 esemplari, già 100 esemplari è difficilissimo a certe volte venderli. Al di là di quello, che senso ha fare 100 copie e vendere a 15 euro? Sinceramente non lo so. Capirei se l'etichetta avesse delle spese aggiuntive da pagare, tipo affitto, bollette, tasse varie per un'attività commerciale. Chiaramente ci sta. Qualcuno oggi ancora vende dischi in negozio, grandi loro che nel 2021 continuano ad andare avanti con questa attività, tanto di cappello, però per etichette davvero sconosciute, non capisco il senso, davvero, davvero no. Prossimo gruppo che vi voglio proporre oggi, ragazzi, è un altro gruppo storico a mio modo di vedere in Italia, loro sono i Legion of Darkness. Gruppo stampato dalla The Oath difficile da pronunciare questa parola nel lontano 2005. Questo brano che vi presenterò ora si intitola Forgotten Path to My Salvation. Buon ascolto.
Grandi Legion of Darkness, quest'album è davvero davvero incredibile. Se non l'avete mai ascoltato, vi consiglio vivamente di cercarlo. Non ricordo se l'abbia già caricato sul canale, potrebbe essere, eventualmente cercatelo perché Cantus è davvero davvero un ottimo disco. Tornando al discorso di prima, in cui mi lamentavo, giustamente credo, per i prezzi, no? Non so ragazzi, io certe volte veramente rimango un po' stupito da come funzionano le cose. Mi viene da pensare che certe persone cerchino di vendere a prezzi così alti perché altrimenti il pubblico crede che magari il prodotto proposto sia poco professionale o cose di questo tipo, no? Non so. Cioè, il discorso è anche uno, no? Fare delle stampe in formato professionale costa, per carità. Però è altrettanto vero che oggi come oggi non costa più tanto come costava 20 anni fa. Quindi proporzionalmente stampare 500 esemplari oggi si può fare tranquillamente con, io direi forse 500 euro, 600 euro massimo con le spese di spedizione. Perché comunque ci sono delle fabbriche che ti permettono di fare questo tipo di stampe, no? In formato professionale con un supporto chiaramente Glass Master, libretto di tot pagine, eccetera. Però poi forzare la vendita a 15 euro non ci trovo il senso, specialmente poi quando devi vendere e chiaramente sulle spese del CD ci metti anche le spese di spedizione, no? Quindi anche quello poi incide chiaramente sul prezzo finale. Vi davo l'esempio di quell'EP, no? È un EP stampato in 25 copie, lo paghi 22, però chiaramente chi lo vendeva non è che ha poi messo come prezzo, diciamo, o costo dell'invio 20 euro, ha messo 5 euro, cioè lì messi 5 euro, presumo. Giusto per dire ok, ti faccio pagare la spedizione, però poi potenzialmente c'è cioè, la spedizione inviata con Poste Italiane potrebbe anche essere più costosa. Però chiaramente a fronte di una spesa di 27 euro ti stai portando a casa un pezzo da collezione che verrà stampato solo in 25 esemplari. È un discorso che è comunque, ripeto, comunque costoso, però se vuoi supportare il gruppo, se vuoi fare un discorso chiaramente legato al collezionismo, capisco al 100%, no? Chiaramente si tratta di un progetto nuovo, un progetto alle prime armi, tra virgolette, quindi anche a quel livello di supporto secondo me ci sta, perché comunque il supporto che stai dando oggi a un gruppo del genere comunque spingerà quel gruppo a migliorare in un futuro e a proporre potenzialmente delle produzioni anche migliori. Però, cioè, gruppi semi sconosciuti, comunque che hanno un pubblico ridottissimo, perché alla fine prendiamo, cosa ne so, un'etichetta in Finlandia che stampi un gruppo che potenzialmente conoscano 30 persone a livello globale, vendi poi 10 CD, il resto lo devi scambiare. E perché infognarsi a vendere un CD a 15 euro quando sai benissimo che magari nessuno te lo comprerà? Cioè, anche magari la vendita a 10 euro potrebbe in certe circostanze essere troppo. Poi vabbè, chiaramente ragazzi, ognuno guarda il suo portafoglio, ognuno ha le sue idee, però in un momento in cui il formato fisico sta perdendo così tanto valore, in cui le etichette non possono permettersi il lusso di stampare più di 100 copie, non trovo la scelta di una vendita a un prezzo così alto minimamente ragionata a livello commerciale. Cioè, inutile, inutile. Di tutti quei CD, poi alla fine quante te ne rimarranno sul groppone? E vabbè, punti di vista, che vogliamo dire? Il prossimo gruppo è un gruppo che personalmente ho adorato, stra-adorato in questa sua ultima produzione. E proprio rimanendo in tema di produzioni in quantità limitate, prezzi e cose di questo genere, penso che l'etichetta che ha stampato questo doppio CD abbia fatto un
un ragionamento molto molto valido al di sotto di quello che è stato il prezzo nel mercato di questa di questo lavoro. Lavoro oltretutto stampato in doppio CD e anche in un'edizione speciale, quindi ancora più valore aggiunto a quello che è la release in sé. Loro sono i Taur Im Duinat, stampati alla Cult of Partenope, che in questo caso ci ha riproposto il primo demo della band Rendir, che era introvabile praticamente da tantissimo tempo, e un secondo disco con un altro lavoro dal titolo Bare Bones. Il brano in questione, il brano che vorrei suonare oggi, si intitola Scrutare l'Abisso, e loro sono i Taur Im Duinat. Buon ascolto! Thank you.
grande progetto questo, ragazzi, secondo me veramente ottimi. Li avevo già apprezzati tantissimo con il disco del Flusso Eterno stampato ad Aston un po' di tempo fa, ed ero rimasto veramente veramente colpito. Ascoltare poi chiaramente la demo su questa ristampa in doppio CD e poter ascoltare i brani nuovi è stato veramente un buon regalo di Natale. Infatti poi proprio questo disco, questo doppio lavoro, è stato incluso nella lista di quelle che secondo me sono state le 20 migliori uscite dell'anno scorso, perché per quello che gli inglesi chiamano value for money e per la qualità della musica proposta, secondo me qui veramente abbiamo raggiunto un apice difficilmente raggiungibile. Il prossimo gruppo che vorrei presentarvi è un altro progetto storico, loro sono gli Ars Macabra, un progetto che ha stampato dei brani, anzi ha pubblicato, per meglio dire, dei brani nuovi sulla sua pagina Bandcamp, brani nuovi che non sono mai stati pubblicati in formato fisico. E anche qui, ragazzi, un peccato, perché si tratta di brani veramente incredibili. Uno dei brani in questione si intitola Icosaedro e lo potrete ascoltare qui ora su So Black Metal Italiano. Se vi piace ciò che ascoltate, per cortesia andate sulla pagina Bandcamp della band e date un'occhiata al resto di questi brani di cui vi sto parlando, perché veramente, veramente ne vale la pena. Buon ascolto!
E anche qui, ragazzi, la domanda nasce spontanea. Perché questo disco non esiste in formato fisico? Cioè, veramente musica ottima. E mi stupisce particolarmente che nessuno si sia fatto avanti per stamparlo, o che magari, cioè, la band non abbia incontrato o trovato un accordo abbastanza valido per stampare questi brani. E quando li ho sentiti su Bandcamp sono rimasto a bocca aperta, veramente. Ottimi, ottimi, ottimi. E passando da un gruppo storico a un gruppo ancora più storico, ci muoviamo ora con un disco stampato dalla Drachma Records nel lontano 1996. Questo è un brano tratto da Abyss Calls Life dei Necromass, brano dal titolo Vibrations of Burning Splendor. Buon ascolto! Ice cream and candy.
Grandi Necromass, grandi, appuntamento con la storia del black metal in Italia qui. Tra, vabbè, Necromass, Opera Nona e Immortali Drape, lì si definì quello che era il sound black metal italiano dell'inizio degli anni 90. Cioè, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Veramente, veramente ottimi. Prossimo gruppo che vorrei presentare, in dirittura arrivo con ancora 5 band da suonare per questo episodio. Loro sono, o anzi lui è, perché mi pare si tratti anche in questo caso di una one band band, Enthroning Silence, un gruppo che venne stampato nel lontano 2002 in vinile alla Somber Records, storica etichetta tedesca che tra le varie stampò gruppi come Catharsis, i North e tantissimi altri. Si parla di un'etichetta veramente importantissima per quello che fu il black metal, perlomeno a livello europeo e non solo, durante i primi anni del 2000 e la fine dei 90 certamente. E il brano che vorrei presentarvi oggi non è un brano tratto da lavoro del 2002 della band, ma anzi è un brano tratto dall'ultimissimo lavoro della band, progetto proveniente da Alessandria, disco stampato nel 2013 dalla Duckstone. Loro sono gli Enthroning Silence, che ragazzi, buon ascolto.
E muovendoci rapidamente verso la fine di questo episodio, vi vorrei proporre ora un gruppo proveniente dalla Sicilia, un gruppo che è apparentemente, da quelle che sono le informazioni date da Metal Archives, venne fondato sotto il nome di Opus in Flames nel lontano 1997. E che arrivò poi al suo esordio discografico solo nel 2006. Questa band stampò un primo full length nel 2015 dal titolo Echoes from the Ancient World. Loro sono i Delirio Occulto, ragazzi. Yeah.
Il prossimo progetto è anch'esso un progetto che non conoscevo, che ho conosciuto da poco e per il quale sono rimasto piacevolmente sorpreso. Questo progetto si chiama, spero di pronunciarlo bene, Asgath. Il brano in questione è stato tratto da un disco del 2013 dal titolo Hopes. Ogni volta mi dimentico di pronunciare la H. Hopes, meglio così, Hopes Choked Under a Blackened Sky. Il brano in questione si intitola The Charm of Decadence. E loro sono gli Asgath. Buon ascolto, ragazzi.
E con ancora due brani da suonare alla fine di questo show, vorrei fare un appello anzitutto per tutti quelli che stanno ancora qui ad ascoltare a oltre 2 ore dall'inizio dello show. Miseria, questa volta siamo andati per le lunghe. Non pensavo così tanto e invece sì, ragazzi, siamo andati per le lunghissime questa volta. Vorrei chiedervi, ragazzi, se eventualmente foste arrivati sino a questo punto, lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate della podcast. Mi piacerebbe sapere come vorreste che la podcast potesse cambiare per migliorare, certamente. Qualunque tipo di giudizio, sia esso positivo o negativo, sarà ben accetto, ragazzi. Mi piacerebbe sapere la vostra. Specialmente perché ultimamente sto cercando di migliorare un pochettino questo formato e chiaramente sto cercando di proporvi abbastanza brani, però mi rendo conto che arrivare a oltre 3 ore di show certe volte sia un po' pesante, no? Quindi da questo punto di vista vorrei sapere cosa ne pensate e chiaramente puoi modificare la podcast. Pensate che la podcast debba essere più breve, più lunga, più gruppi, meno gruppi? Cosa vorreste ascoltare di più? Cosa vorreste ascoltare di meno? Io cerco di divagare un pochettino sul tema, no? Ogni settimana cerco di portarvi dei gruppi nuovi, ma chiaramente mi piacerebbe sapere la vostra. Tantissima gente mi ha detto, per esempio, che dovrei parlare di meno, tantissimi altri mi hanno detto che dovrei parlare di più. Quindi anche lì vorrei capire esattamente quale sia la vostra posizione. Ancora due gruppi, come già detto, il prossimo gruppo che andrò a suonare ora si chiama Obscura Nox Hibernis. Buon ascolto, ragazzi!
Arriviamo ora all'ultimissimo brano della podcast, ragazzi. Se avete resistito sino adesso, veramente, veramente grazie. Come vi ho già detto un momento fa, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate della podcast. Mi piacerebbe avere la vostra opinione per poter modificare questo formato in modo tale da poterlo rendere migliore. Se ho le vostre opinioni positive o negative, per cortesia lasciatemi un messaggio qui sotto. Mi farebbe estremamente piacere. Il prossimo gruppo che vorrei proporvi ora, ultimo per questa podcast, episodio numero 6, è un gruppo storico italiano proveniente dal lontanissimo 1998 con un ultimissimo disco stampato nel 2008 dalla Dio, nuovamente un'etichetta che abbiamo già proposto un momento fa con un altro gruppo, loro sono gli Anoli Land. Grazie ancora ragazzi per il supporto e buon ascolto. Alla prossima, ciao!